Ad Ostia Antica, come nell'antica Roma, erano presenti dei particolari caseggiati, detti insule, che erano gli antenati degli odierni palazzi, dei veri e propri condomini dell'antichità, nei quali si concentravano soprattutto i ceti medio-bassi della popolazione romana. L'insula di Diana si trovava sopra un marciapiede e tuttora è possibile ammirarne la sua bellezza. Infatti, nonostante il trascorrere del tempo, della costruzione rimane il piano terra e il mezzanino, che è l'intermezzo che separa il piano terra dal primo piano. L'insula fu costruita intorno al 150 d.C. sotto l'imperatore Antonino Pio ed è composta da un piano terra, un mezzanino, un primo e un secondo piano. Nei piani più alti vi abitavano i cittadini meno abbienti, mentre al piano terra vi erano diverse botteghe, che sono riconoscibili dalle aperture solitamente più ampie rispetto ai portoni d'ingresso delle abitazioni. Anche la sezione del mezzanino era occupata dalle botteghe. Al di sopra dell'insula vi era un terrazzo nel quale i romani prendevano il sole nelle belle giornate. Al centro un cortile nel quale è stato ritrovato un rilievo in terracotta raffigurante la dea Diana, un cane e un daino. All'interno delle botteghe e delle abitazioni vi erano diversi dipinti di animali e di divinità risalenti al III secolo d.C. Molto probabilmente l'insula non è stata distrutta da incendi o da terremoti. Si pensa infatti che l'edificio sia stato volutamente ribassato per motivi precauzionali intorno al IV secolo d.C., in quanto da tempo i piani successivi al primo non erano più abitati.